Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo video. È appena terminata Napoli-Lazio, ultima giornata valevole per la 38esima giornata di Serie A, è terminata con la vittoria del 3-1 sul Napoli con la Lazio, con vantaggio al nono di Fabio Ruiz, pareggio di Ciro Immobile 22esimo, complimenti che raggiunge nella storia Higuaín a 36 reti. 2-1 nel secondo tempo, al 54esimo rigore di Insigne, al 92esimo di Politano. In virtù di questa vittoria, Napoli ovviamente rimane al settimo posto con 62 punti. Andiamo ad analizzare la partita. Il Napoli va in vantaggio al nono con Fabio Ruiz, dal limite dell'area, bellissimo tiro a giro e sigla gol 1-0. Il Napoli parte bene, al 12esimo Napoli va vicino al 2-0 con un bel tiro di Insigne di fuori poco, la prima vera occasione della Lazio, al 21esimo Ciro Immobile segna il suo 36esimo gol e raggiunge Higuaín sul passaggio di mare, sigla il gol dell'1-1. Reagisce il Napoli e al 38esimo bella conclusione di Mario Rui vicinissimo al 2-1. Dopo un primo tempo abbastanza interessante, il Napoli avrebbe meritato, secondo me, di terminare il primo tempo almeno in vantaggio di 2-1. Nel secondo tempo, ragazzi, il Napoli ha meritato la vittoria. Buon secondo tempo nel Napoli. Al 51esimo rigore netto per il Napoli, fallo di parola su Mertens. Va da discreto Lorenzo Insigne e sigla il gol del 2-1. Al 55esimo c'è un palo esterno di Correa. Al 56esimo, veramente bella azione del Napoli, meritava il 3-1, e la cosa veramente triste, al 78esimo, scusatemi l'emozione, al 78esimo esce Calejón, quasi lacrime, ridà la fascia di capitano Insigne, lascia il Napoli dopo 347 partite totali, 82 gol, 7 stagioni, ci mancherai veramente tanto, tanto, tanto Calejón. Succede una cosa molto brutta all'83esimo. Insigne, esce lacrime, problemi muscolari, non so più cosa pensare. Speriamo bene per Barcellona-Napoli. Difficile fare già adesso una previsione. È uscito quasi lacrime. Speriamo veramente non sia assolutamente niente di grave per il nostro Lorenzo Insigne, perché per noi è troppo importante per questa finale, per questa partita dell'8 agosto, storica e importantissima Barcellona-Napoli. Di tutta la stagione del nostro Napoli, veramente è una sfida importante. Poi arriva il 3-1 al 93esimo, bella azione finale con l'1-2 che Mertens invece che segnare da una grande palla a Politano che si trova da solo contro il portiere e sigla il gol del 3-1. Vittoria netta e meritata del Napoli, però una vittoria triste, vi dico subito il perché. Perché Insigne è uscito in lacrime, problema muscolare, speriamo che si recuperi per Barcellona-Napoli, impossibile, sono preoccupatissimo a fare una previsione e la nota triste è che Calejón lascia il Napoli dopo 7 stagioni di Serie A, 347 partite totali, 82 gol. Scusate, ci mancherai tanto Calejón, sei stata una bandiera, noi napoletani ti abbiamo amato tanto. Finisce così il video, seppur che abbiamo vinto preoccupato per Insigne, triste perché Calejón non giocherà più con noi, vi auguro una buona serata dal vostro grande Capitan Napoli. Chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi e iscrivetevi al mio canale. Calejón rimarrà sempre nel nostro cuore e speriamo per Insigne non sia nulla di grave, ciao io.